Tutti fanno grandi sforzi per voler restare giovani. Grandi fatiche. E tutti dimenticano che in noi, via via che il tempo passa, esiste una persona, un lato della nostra personalità, che sta ringiovanendo. Come sta ringiovanendo? È vero che il tempo passa e ci sembra che le rughe subentrino, ma questo è lo sguardo esterno. Ma nell'interno c'è qualcosa che sta sviluppando la trama. Fateci caso, dopo i 40, 50, 60 e così via, ci accorgiamo di una permanenza dentro di noi. Sì, magari ci piacerebbe essere più giovani, ma c'è una permanenza, qualcosa che permane. Se chiudete gli occhi e vi chiedete com'è un uomo che ci piace, vedrete che avete un'idea di uomo. Se chiudete gli occhi e immaginate qual è il modo di fare l'amore che più vi attrae, lo trovate. Se vi chiedete come vi vedete vestite? Vedete che ci sono dei colori prevalenti, uno stile. L'altro giorno una mia paziente di 52 anni mi parlava del dramma di una relazione che stava vivendo, una relazione molto coinvolgente sul piano erotico, ma con qualche ombra. Possono esserci rapporti senza ombre? No, non ci possono essere. E mentre lei mi parlava, quasi piangendo, di questa relazione di cui aveva colto qualche ombra, ha incominciato a fare una serie di fantasie, no? Tanto è meglio che lo lascio, se è così che viene nella mia città e mi saluta di corsa perché deve scappare, se è così... Tanto vale chiudere. E mi dice, ma lei come mi vede? Io non l'ho mai vista così bene, le ho detto. Come? Ma io sinceramente, se lei me lo chiede, io non do quasi mai pareri, ma se lei me lo chiede, io le dico che non l'ho mai vista così bene. Ma da cosa lo dice? Guardi i suoi vestiti. Guardi la donna trasandata di 2 mesi fa, guardi la donna adesso. Sicuramente gli uomini la guardano. Sì, è vero, è vero. Quindi vuol dire che il suo femminile sta attraendo. Sì, guardi, l'altro giorno parlavo con due o tre colleghi. Ma come sei diventata bella, come stai bene? Bisogna stare attenti a come noi ci vediamo. Prima di incontrare quest'uomo, questa donna sposata, erano 4-5 anni che non faceva più l'amore perché col marito c'era una assenza di desiderio per lei e per lui. Con quest'altro il desiderio si è acceso. Ma io vorrei prendere una decisione se lasciare mio marito è 3 anni che ci, se è 3 anni che ci pensa, non l'ha presa, vuol dire che non vuole prenderla. Quando la vorrà prendere, arriverà da sola. La femminilità noi abbiamo sempre in mente di collocarla. È l'uomo giusto? È la persona giusta? No, è la persona giusta per accendere il tuo femminile, quello che è accaduto in questa donna. Le cose sul lavoro non sono mai andate così bene. Successi dopo successi lavorativi. Il rapporto con i figli non è mai andato così bene. Il rapporto col marito è esattamente quello di prima. E allora perché ti focalizzi su ciò che non va? Perché non vedi che ti sei messa a rimetterti gioielli? Perché non vedi che ti vesti in modo molto più sexy? Perché non vedi le cose che stanno accadendo dentro di te, che mentre prima eri una donna spenta e adesso sei una donna che
dimostra 10 anni di meno a cui tutti fanno il filo? Perché non la vedi questa giovinezza? Perché se tu non la vedi la giovinezza, non la puoi trovare. E allora continui a fare sforzi per restare giovane, secondo la nomenclatura, secondo l'opinione corrente. Ma non vedi che dentro di te c'è una giovinezza che avanza. Il tuo femminile è risceso in campo. Le ho detto delle parole che l'hanno sconvolta. Dico, vede signora, possiamo anche ragionare in modo differente. Dire, guarda che dolore che provo perché lui mi ha detto delle cose, mi ha trascurato, eccetera. Questo è un punto di vista. Ma sai, ero delusa. Il suo femminile non la deluderà mai se lei lo lascia scendere in campo. Perché vede, se non sarà più lui, sarà un altro. Se il femminile scende in campo. È il femminile che chiama il partner adatto in quel momento. Se quel partner ti coinvolge, ti accende, stai ringiovanendo. Se ti porta dolori e continui a ragionarci sopra, stai invecchiando. Ma una cosa da sapere è che quella femminilità che è nata non si perde. Se non sarà lui, sarà un altro. Non attacchiamoci alla relazione. Attacchiamoci alla femminilità che è l'elisir della giovinezza. Quella produce novità in tutto l'arco del campo esistenziale. La vedo bene.